Benvenuti a questo video di fine anno. Qualcuno fra voi forse lo guarderà i primi dell'anno 2019. È il video del bilancio, si fa un bilancio di come è andata, in questo caso su YouTube, su Facebook, parlando di video. È stato un anno per me molto importante perché si è data vita ad una community dove fra un po' di giorni vi comunicherò il nome che ho dato. In realtà è stato un nome che è stato coniato insieme ad alcune persone, però al di là di questo è stato un anno veramente bello perché ci sono state tante vostre domande, quindi tanti commenti sotto i video che hanno permesso a me di registrare quelli che vengono chiamati i miei video di risposta e che quindi hanno permesso a molte persone di avere delle informazioni. Non posso dire che questi video sono miei, sono di tutti noi, di questa community. Parlando sempre del 2018, a dicembre, come molti di voi sanno, si è dato il via a quello che è il mondo delle live. Dal 3 di dicembre abbiamo iniziato a trovarci il lunedì, ovviamente dicembre è un mese un po' particolare con le festività, quindi ne abbiamo fatte tre sino ad ora, però il 2019 sarà un anno di live. Prevedo non solo di fare il lunedì, ma non ho ancora veramente un'idea chiara di quello che voglio fare da grande nel 2019. Lo costruiremo assieme e cercheremo di incontrarci quindi più volte. Più volte mi sono trovato di fronte a dei commenti belli, tra l'altro, dove mi si diceva: ma tu meriteresti più iscritti, più persone che ti seguono. Tanto grazie di questi commenti. Però in realtà chi mi conosce sa che io amo molto selezionare le persone che faranno parte della community. Non sto dicendo che io elimino qualcuno, come si suol dire, come linguaggio inconscio, ma che preferisco avere meno persone e rimanere comunque quella che è la nicchia della nicchia dei matti, come ci siamo un po' definiti. È come un branco, segue le stesse leggi. Se sono tutti in linea o quantomeno il desiderio è quello di crescere assieme, il branco si perfeziona, si delineano, diciamo così, delle regole interne di rispetto e di comune crescita per quello che si può definire un mondo migliore. L'anno 2019 prevede una nuova entrata in scena di una nuova playlist in YouTube. Le playlist sono una raccolta di video che seguono la stessa linea. Verrà chiamata Appunti di viaggio. Perché questa mia decisione, che partirà tra l'altro i primi di gennaio? Il primo gennaio no, ma penso il giorno 2 di iniziare a farli. Molta gente, non tanti, però insomma varie persone, mi hanno detto anche in privato: Fabio, sono bellissimi i tuoi video, grazie, questo e quello, però è alienante a volte, perché ogni volta mi viene la tentazione di fare anche il rituale che suggerisci nel video del giorno dopo, e quindi o li faccio tutti ma mi diventa un po' difficile, o comincio a rinunciare a qualcuno e via dicendo. E io di fronte a questi vostri commenti, anche dicevo diretti via Skype, perché ogni tanto chiedo delle opinioni, come ti è sembrata la live, come ti sono sembrati i video, mi piace molto questa interazione, e io ho deciso di creare questi video che hanno una funzione particolare: migliorare lo stato di conoscenza di quelle che sono le leggi dell'inconscio. Descrivendo un po' quello che è il principio di questi appunti di viaggio, io non darò tanti rituali. Ci sarà qualche rituale sicuramente, qualche cosa in più da fare, ma saranno più rari. Ci saranno sempre i video di risposta, questo ve lo dico già, quindi rituali nuovi, ma un'impostazione un po' diversa. Con questi appunti di viaggio io ho così il desiderio, anche a fronte di questi vostri commenti in privato, di dare delle chicche, delle conoscenze per migliorare il nostro modo di agire nella vita, non cose legate al comportamento, anche quello si può valutare, ma più come l'inconscio interpreta i dati, informazioni che talvolta ci sfuggono. Sapere che esiste una legge, chiamiamola così, a livello inconscio, che noi abitualmente per esempio non seguiamo e che ci può creare dei problemini a noi eventualmente ai discendenti, beh,
Insomma, può essere una cosa molto utile. È un modo di rapportarsi alla vita più in linea con quelle che sono furbamente le leggi dell'inconscio che sarebbe meglio seguire. Con questo video io vi voglio augurare un meraviglioso 2019, lo auguro anche a me stesso, lo auguriamo a tutti noi della community e non solo della community, che sia un anno di crescita spirituale, di comprensione, comprendere come avvicinarci sempre più alla compassione, alla dolcezza, a vivere meglio gli eventi della nostra vita, essere più forti, più capaci di, diciamo, di affrontare la vita di tutti i giorni. E tornando al discorso, sarebbe buono che tu avessi più persone iscritte perché te lo meriti, vi dicendo i tuoi argomenti sono molto belli, beh, vi chiedo una mano a questo punto. Se lo ritenete buono, diffondete i miei video alle persone che ritenete, diciamo così, adatte a far parte di questo branco che è la nicchia dei matti, a cui daremo un nome, vi ho detto, ad inizio anno. Qui sotto, se avete il piacere, commentate pure, dite la vostra, perché mi fa sempre piacere. Sapete che non vi leggo sempre tempestivamente, ma dopo 3-4 giorni arrivo anche al vostro commento. Di solito funziona così con me. E vi auguro non solo a voi di avere un buon 2019, ma a tutte le vostre famiglie, a tutti i vostri antenati che vi siano di supporto. Questo è il mio obiettivo per il 2019, far sì che i nostri antenati si possano cullare attraverso le vostre parole, rituali, comprensioni del meccanismo qui dentro dell'inconscio e che offrano a voi e ai vostri discendenti una vita decisamente migliore. Un grandissimo abbraccio dal vostro FabioNezzac.net.